Vi siete mai chiesti se la serie di SpongeBob avesse una fine? Ovviamente no, come tutti i cartoni, SpongeBob non morirà mai. Eppure, le cose non dovevano stare così. Si dà il caso che alla fine della prima serie dovesse esserci a chiudere il tutto l'episodio La morte di SpongeBob. Episodio mai trasmesso, divenuto raro tra gli appassionati e i collezionisti, ormai diventato leggenda. Nessuno ancora in vita sa se sia mai esistito un episodio simile, ma le varie ricostruzioni portano ad un unico e triste finale. Ma andiamo con ordine. L'episodio si apre con SpongeBob e Patrick che giocano a nascondino. Squiddy, che tenta di esercitarsi con il clarinetto, disturbato dalle urla dei due compari, grida loro di smetterla immediatamente. Essi, dopo pochi secondi di silenzio, scoppiano a ridere. Squiddy, imbarazzato da tale affronto, esce di casa e si avvicina a SpongeBob, minacciandolo di morte. La spugna impallidisce e chiede al calamaro di calmarsi e di partecipare al gioco. Squiddy, accecato dalla follia, torna a casa borbottando delle parole incomprensibili. Dopo circa 10 secondi, il calamaro scende giù e con un coltellaccio da cucina pugnala e uccide SpongeBob. Il primo atto si conclude con le grida in dissolvenza di Patrick. Tuttavia, tra un atto e l'altro non ci saranno le solite bolle, ma delle schermate nere che rendono il tutto ancora più tetro. Il secondo atto inizia al Krusty Krab, con tutti i migliori amici di SpongeBob seduti a piangere per lui. Patrick, seduto in disparte e a pensare, viene interrotto da Sandy, che chiede lui di accompagnarlo al cimitero dei vagabondi per dare un ultimo saluto al vecchio SpongeBob. Lui acconsente, combattuto al solo pensiero. Il secondo atto termina così. Il terzo e ultimo atto, invece, inizia al cimitero, con Patrick che piange, inginocchiato sulla tomba di SpongeBob. Dopo pochissimi secondi, una scritta recitante, 30 anni dopo, introduce l'ultima scena, che raffigura Patrick, ormai barbuto e vecchio, divenuto scheletrico, seduto in una stanza buia da solo. Esso fissa lo spettatore per circa 7 secondi, poi prende un coltellaccio da cucina e si uccide come il suo amico. L'episodio termina con uno Squiddy ringiovanito e sposato con due piccoli che ride e sghignazza al ricordo di quello che fu il suo vicino. Il vicino che ormai non c'è più.